C'è attesa per conoscere quali saranno le squadre che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno ricacciate negli inferi della Serie D dalla Corte Federale di Appello e che ha liberato due posti nella Lega Pro. Dalla scelta anche il Teramo conoscerà quali saranno gli avversari della prossima stagione. I biancorossi dovrebbero essere confermati nel raggruppamento C, che vedrà i nastri di partenza quasi certamente il Foggia, arrivato alle spalle del Bitonto nel campionato di Serie D. Poi però c'è bagarre per capire quale altra compagine farà il salto tra i professionisti. Sperano i vicentini dell'Arzignano, che hanno presentato domanda. I toscani della Pianese sono convintissimi di essere i candidati più autorevoli, terzi in graduatoria dopo Gian Erminio e Ravenna riammesse al posto di Siena e Sicula Leonzio. Dopo le riammissioni di Gian e Ravenna al posto di Siena e Sicula, afferma il legale della società toscana Fabio Gotti, che non si sono iscritti al campionato, adesso la Pianese è scalata al primo posto utile tra le squadre ad avere diritto alla riammissione al campionato di Lega Pro. Per noi esiste una procedura chiara e semplice che la FIGC può utilizzare per colmare il vuoto lasciato dal FICE, cioè attingere all'unica graduatoria esistente, per quelle che sono le nostre informazioni. Il nostro auspicio, conclude Gotti, è che venga riammessa la Pianese, poiché dispone di tutti i requisiti richiesti sia sul fronte infrastrutturale che economico. Ma la Pianese si scontra ad esempio con il Bisceglie, appena retrocesso tra i dilettanti dopo l'ultimo campionato. Appare evidente, questa la nota diramata dalla società pugliese, la rinnovata posizione del Bisceglie, tecnicamente salvo essendo la squadra che nel campionato in questione si è classificata nella miglior posizione fra le squadre giunte ai play-out. La società nerazzurra esprime grande apprezzamento per quanto sentenziato dalla giustizia sportiva e con altrettanta fiducia attende i prossimi dispositivi degli organi competenti. In casa Teramo invece oggi riprendono gli allenamenti in vista della gara del prossimo 23 settembre contro il Piacenza in Team Cup, ma questa è anche la settimana che dovrà portare buone nuove dal punto di vista del mercato, perché è arrivato Trasciani dalla Roma oltre a Meri e gli ingressi rispondono essenzialmente ad alcuni parametri, contratti anche pluriennali ma per calciatori molto giovani e che possano in prospettiva essere i pilastri per il futuro del Diavolo, che tuttavia non ha ancora trovato sistemazioni per i giocatori in organico dall'ingaggio pesante. Quello che sembra più richiesto negli ultimi giorni è Riccardo Martignago, che è stato accostato a molte formazioni di terza serie, ma finora non è stata trovata mai la squadra giusta. Ma è Andrea Cristini l'uomo più vicino a lasciare il sodalizio biancorosso. Il difensore centrale, acquistato lo scorso anno dal Cuneo, sembra essere vicino ad accettare la proposta di un contratto biennale offerto dalla San Benedettese. Per il 26enne piemontese, che ha già l'accordo con la società marchigiana, in questa stagione 24 presenze. È una trattativa per la quale va sciolto qualche piccolo altro nodo tra le due società prima della fumata bianca attesa nelle prossime ore. Amico Costa Ferreira, non si abbassa.